mister, non rimasto abbia penalizzato oltremodo dagli errori in difesa e in attacco. La differenza tra la Virtus e le Vespe è stata questa. Cosa le è piaciuta e cosa no per questa sera? No, mi è piaciuta come abbiamo giocato. Abbiamo fatto una partita a viso aperto, il giocatore. Questo è il campo difficilissimo, campo stretto, campo della palla nesce mai. Abbiamo avuto intensità e ritmo. Abbiamo avuto troppe occasioni, dopo un minuto Pandolfi a tutto col portiere, sull'1-1 Pandolfi senza portiere, purtroppo lì qualche parata sul Silipo. Abbiamo avuto grandi occasioni, purtroppo il calcio ci insegna questo, quando sbagli paghi, poi ritrovarti addirittura al primo tempo da un 2-0 che era più che meritato, ritrovi 1-1 con un autogol maledetta. Stiamo commentando un 3-1, poi tutto quello che è accaduto fa parte di un momento di crescita di questa squadra, però mi è piaciuto tantissimo come hanno giocato, l'approccio, il palleggio, le verticalizzazioni, ed eravamo molto rimaneggiati. Dopo 20 minuti già avevamo carenza a centrocampo, dovevo mettere D'Agostino a centrocampo. E vabbè, è un momento che va così, tra squalifiche e infortunati, speriamo di recuperarli, però oggi sono molto soddisfatto. Forse vediamo il forse la più bella partita da quando sto a Castellammare. È stata una partita ben giocata dei ragazzi, non gli posso rimproverare niente, gli errori ci sono. Abbiamo fatto un errore su un'autorete, abbiamo fatto degli errori davanti, perché oggi Pandolfi poteva fare, minimo poteva fare 3 gol, ma 3 gol perché è stato 3 volte a tu per tu col portiere. Natale Giusti di Vicentro le chiede, al di là delle tante occasioni sprecate oggi in attacco, c'è un problema difesa per questa squadra che come principale obiettivo quello della salvezza? No, ma non parliamo di salvezza, noi parliamo che questa squadra deve fare un percorso di crescita per salvezza. Questa è una squadra, oggi se facciamo quel risultato eravamo a rincorrere il Monopoli. Il calcio si va dalle stelle alle stalle troppo facilmente. Io non sono abituato a giudicare i risultati, sono abituato a giudicare la crescita della mia squadra, e oggi ho visto una grande di quest'anno. Poi il risultato, il campo dice altro, però accettiamo il risultato, il verdetto, perché il campo ha detto questo, però non sono d'accordo. Una squadra viva, sana, gli errori in difesa, abbiamo preso un gol da 30 metri, abbiamo fatto certo un'autorete e il terzo gol quando è partita, che oramai eravamo tutti quanti sbilanciati per fare, cercare di recuperare la partita. Non conta un gol in più, un gol meno. Io mi tengo una prestazione dove la Ligue Stabia ha giocato sicuramente meglio. Io sono venuto tante volte qui a Francavilla e forse questa è la partita che non il pareggio sarei uscito rammaricato. Mario Di Capo invece le chiede, mister, c'è più rammarico per le occasioni create, quasi una decina oggi e non sfruttate, oppure per tanti gol che subisce la squadra nella sua gestione? Ad oggi 16 reti in 8 partite giocate. Io non parlo di errori, reparti, io parlo di crescita di squadra. Io ti ripeto, a me mi piace vincere con un gol più dell'avversario. Oggi stiamo perdendo, sono più sconfitte che vittorie, pazienza. Oggi non posso dire niente alla mia squadra, abbiamo preso 3 gol, è vero, i numeri non si discutono. Però ti ripeto, io non vedo questa difesa malandata. Purtroppo prendiamo gol, è vero. Però leviamo le partite con squadre che sono di un certo livello, poi le partite bisogna vederle. Io sono soddisfatto, ti ripeto, poi i gol si fanno e si prendono. Oggi se facciamo 3 gol, 4 gol, ma nel momento topico della partita dove stai sull'1-0 e 3 volte arrivi a tu per tu col portiere, una volta para, una volta sbaglia, una volta... Noi votavamo il primo tempo, se si chiudeva 2-0 non abbiamo mai rischiato, poi il secondo tempo loro hanno trovato questo gol del pareggio. Quando rientri dentro gli spogliatoi e non meritavi di stare 2-0 e ti ritrovi uno pari, io penso che c'è capitato un film che magari domenica il Giuliano l'ha vista a casa nostra. La Serie C è questa, però non voglio parlare di reparti. Per me la squadra oggi ha fatto una grandissima partita, tutti, anche la difesa mi è piaciuta. Poi abbiamo preso un gol, ti ripeto. I gol c'hanno tutto un perché si prendono gol, però no, non è una squadra che merita tutti questi gol passivo. Forse la mia pretesa di farli giocare a calcio, però oggi ho visto a tratti una grande Juve Stabia, a tratti veramente mi ha entusiasmato, uscivamo sempre col palleggio, abbiamo sempre messo e ti ripeto, le squadre di Calabro è difficile che ti riporta con le squadre di Calabro, noi abbiamo tirato tante volte. Ok, grazie.